al di là della riservatezza, che si può capire la risposta di Xi Jinping, però veniamo da un G7, da un vertice NATO che sono stati piuttosto espliciti nel chiedere alla Cina di smettere di aiutare la Russia. Ci sono segnali positivi secondo lei? Sicuramente noi siamo stati abbastanza chiari nel porre la questione. Come le dicevo prima, insomma, provando a ragionare insieme anche, no, su quali siano gli interessi che ciascuno ha. Io penso che la Cina non abbia alcuna convenienza in questa fase a sostenere la capacità industriale russa, anche se, come sappiamo, non interviene direttamente. È evidente che questo crea una frizione, perché lo abbiamo scritto in tutti i modi possibili e immaginabili, lo abbiamo ribadito, e io spero, posso dirle questo, ecco, spero che ci si renda conto che questa nazione può giocare veramente un ruolo dirimente. Il presidente Xi diceva ieri che la Cina, insomma, lavora sempre per la convivenza pacifica tra i popoli, ecco, mi piacerebbe che si facessero dei passi in questo senso.